ogni cosa e dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri, puoi venire anche tu dove il cielo è più blu, casa Lotto in TV. Yeah, yeah, yeah. Buonasera, ci siamo di nuovo in questo appuntamento delle ore 20. Buonasera a tutti voi. È buono perché di cioccolato l'abbiamo aperto ieri, ma è tanto il cioccolato perché c'era il coniglio, l'ovetto, l'ovone. Buonasera Marco. Ciao, anch'io in realtà ho la bocca piena di cioccolato, proprio abbiamo iniziato mangiando. Ben ritrovata Sheila, un buon mercoledì sera a te, un buon mercoledì ai tanti tantissimi amici di Casa Lotto, e ci siamo. Andremo anche a ricordare com'è andata bene, quindi anche ieri sera ottima estrazione, è l'appuntamento serale, quindi il tempo a mia disposizione è particolarmente stringato e quindi insomma quando parleremo di promozioni si va di corsa. Poi abbiamo sicuramente più tempo domani pomeriggio, quindi l'ora classica di diretta pomeridiana delle 14.30 del giovedì, dove ripercorreremo, grazie per i tanti scontrini e per i vari risultati, quindi insomma lì c'è un po' più di tempo per chiacchierare. Sì, stavo pensando anch'io all'ovone, che poi qualcosa avevamo detto ieri sera, meno male che non abbiamo girato il marchio, perché è stata una delusione pazzesca. Cioè adesso noi siamo grandini, sapete che io aspettavo di vedere qual era il regalo, per cui te la prendi in saccoccia. Sono ancora depresso da ieri. Però io penso a un bambino che riceve un uovo gigantesco, dai, dentro qualcosa di... tre adesivi c'erano, io farei una denuncia a chi lo produce. Meno male che non c'era il marchio, era dall'altra parte. Tre adesivi, veramente una presa per i fondelli. Ma ci sono rimasta male anch'io, ma sì, ieri, ma io penso che siamo grandi, cioè mi aspettavo un ferro da stiro, una vaporella, un gioco in scatola, non so, una roba che potesse... peluche, qualsiasi cioè, un cosa. Brava, un peluche grande come l'uovo, che cosa vuoi che costi? Tre adesivi in un ovetto piccolino così. Vabbè, comunque. Vabbè. È stato divertente l'attimo. Ma almeno è buono, insomma. Dove sì. Buona la prima, sti cavoli, mi sono fatto un male, tu non hai visto perché eri di là, in piedi non ci sono riuscita, l'ho sdraiato. Io adesso ci si butta sopra e mi andrà fuori il femore. Gli dai, argomenti veloci, poi no, ah già è vero che alla sera parto io, perché si parlerà di gialli e si parlerà, come l'abbiamo fatto ieri pomeriggio, di famosi abiti di scena. Abbiamo parlato e visto di Marilyn Monroe, abbiamo parlato di Sofia Loren, le protagoniste sono altre stasera. Ma intanto parliamo di Nero Wolfe. Bello. Nato dalla penna dello scrittore americano Rex Tot, il grosso detective, ha fatto il suo esordio letterario nel 1934. L'assistente di Wolfe, Archie Godwin, ha documentato i casi dell'investigatore, tutto il tuo genere, in 33 romanzi e 39 romanzi brevi. I gialli coprono un arco di tempo che va dagli anni 30, figuriamoci, agli anni 70, e la maggior parte di essi è ambientata a New York. Nella finzione, Nero Wolfe nasce nel 93, il 17 aprile, ed è di origine montenegrina. Wolfe è sempre sovrappeso, se non obeso addirittura. Nel romanzo Affari di famiglia, pur perdendo oltre 50 kg, è ancora decisamente molto grosso, quindi quanto era. Nonostante la mole e la pigrizia, all'occorrenza sa essere comunque molto agile e persino aggraziato nei movimenti, come Goodwin nota sempre con stupore. Raffinato buongustaio, assai pignolo, considerava il lavoro alla stregua di un indispensabile fastidio che gli consente di tenere un alto tenore di vita. Odia le automobili e in genere ogni mezzo di trasporto, è moderatamente iroso, non parla di lavoro a tavola e, pur avendo una vasta clientela femminile, è fortemente misogino. Coltiva rare orchidee nel giardino pensile della sua casa. Che tipo strano. Ah, ho capito. Un elegante palazzo in arenaria rosso-bruna, situato al numero 918 della 35esima strada ovest di New York, conduce orari di lavoro rigidissimi, non dedica infatti a tale attività un minuto in più del previsto, cosa che sottrarrebbero tempo alle altre attività, giustamente. La coltivazione delle orchidee e il mangiare. Ma le orchidee si sono viste? No. Perché così particolari le sue orchidee? Perché è un classico, è un collezionista. Rare orchidee. Sì, anche da noi ultimamente sono diventate di moda, ma le abbiamo snobbate, se non per... Ma c'ho tocchi di cioccolato, no? No. Okay.
non sentivo un pezzo, se non per varie occasioni, però insomma anche adesso in Italia ne sono arrivate tante, abbiamo scoperto la rarità, è più una roba inglese in realtà, ma la coltivazione delle orchidee rare. Io ho una cugina sarda che credo ne abbia, non lo so, hanno trovato il loro habitat, ma tu entri e una parete solo di ma non so quante ne avrà, una cinquantina, non lo so quante. Anche mia sorella. Tutte di ogni un colore diverso. Mia sorella è l'unica che ha trovato un punto della sua casa dove riescono a fare il fiore, cade il fiore, rimane lì il bastoncino, poi rifà il fiore. Io invece ci ho provato. Ma io mai? Ma no, cioè la compri bellissima e poi quando quello ha finito rimangono queste cose che io le trovo inguardabili. Dalle a tua sorella che le ma no, le vabbè, ormai il posto, quel punto lì è pieno, quindi non ci sta più nulla, vabbè, insomma, ne ha qualcuna. No, stavo pensando a Nero Wolf, che tu hai detto ok perché hai visto un attore italiano. L'attore, è stata fatta una serie per Rai 1, molto carina, molto carina. Io di Nero Wolf scritto non ho mai letto nulla, no, ho solo visto. Quindi infatti nel ripercorrere alcune immagini devo dire che è stato interpretato da più attori, insomma ce n'è dal bianco e nero a oggi e mi piace molto anche lui, non è simpatico per niente. Però io poi è il genere che amo, quindi mi piace l'investigazione, insomma il delitto e lo scoprire, insomma è proprio un genere che a scatola chiusa, quindi di tutti i generi. Non mi piacciono tanto, nonostante poi sia quello il genere, quelli più moderni, perché mi stufo, cioè tipo CSI, NCIS, questi qui che in realtà diciamo che il fondo è quello. Sì? Sai che non li ho mai seguiti? Ma allora io un po' sì. Pezzettini proprio. Ma so no, alcuni episodi, perché poi tanto è unico, no? Quindi non è che ti devi impegnare che hanno un seguito. Però sono troppo moderni. Io ecco, amo tanto il mondo dell'investigazione quando non c'era appannaggio dell'investigatore di turno. Nulla, oggi viviamo di strumenti, no? Quindi poi li trovo anche poco verosimili, questi moderni, perché in 5 secondi c'hanno il DNA, in 3 secondi hanno trovato le impronte su due. Cioè, quindi è una roba che è bellissima da vedere, però è ben lontana dalla realtà. Mentre amo quel tipo, a parte che vabbè, tutto ciò che è epoca a me piace, quindi non lo so, trovo che abbiano un fascino differente, quindi c'è un'intelligenza che non è dettata dalla scientifica, perché ovviamente c'è poco, per cui devi per forza usare il cervello e il metodo investigativo vecchio. Mi piacciono quelli lì, quelli moderni no, perché in realtà io che sono un appassionato avrei una vita davanti per vedere tutto quello che è stato fatto, ma non mi piacciono, cioè sì, ogni tanto ne becco uno, però poi dico che palle, cioè no, ce n'era uno, se non ricordo, con un'attrice fantastica, una pazza, forse è in CIS, e lei, che ho imparato cos'era lo spettrometro di massa, questa macchina che riconosce la qualunque, cioè lì veramente in 3 secondi una telefonata hanno già trovato, poi dal vero vediamo insomma anche quello che capita nella nostra cronaca, ci vogliono 20 anni, anzi casi aperti ancora da 40 anni, quindi insomma è ben lontano dalla realtà. E di là insomma è più divertente, mi piacciono di più, quindi credo che non siano neanche paragonabili come giallo, poliziesco, non lo so dove li metterei questi qui moderni. Vabbè, comunque, finito. Ciao. Vai, poi andremo a parlare, a vedere gli abiti famosi di scena. Molto bene. E allora adesso noi andiamo, perché siamo ufficialmente arrivati ed è prossima, tra 24 ore avremo già una buona parte delle ruote di quella che sarà la sesta estrazione del mese. E già come vi ho detto ieri sera, ma anche oggi pomeriggio lì, ma io ieri sera qui durante proprio la diretta, qui si va avanti ed è un avanti importante su un numero che è stato tanto carino quanto odioso. È sempre lui, il 90. E allora andiamo in redazione e andiamo a vedere che cosa abbiamo preparato. Si parte con la prima promozione di questo mercoledì sera ed eccolo qua, 895095 tasto 3, portale più amato e usato dagli italiani, massima attenzione perché mettiamo in campo il minimo, Trisdambi, quindi la Trisdambi, 3 ambi secchi, quelli sono e quelli rimangono, dedicati ad un numero meraviglioso e già ieri sera ne abbiamo molto parlato, che è sempre lui, il 90, un 90 straordinario. E c'è di più, un unico terno che ci dà invece
Il numeretto 5, abbiamo già osservato tra l'estrazione di ieri e soprattutto quella di sabato, un'iperfrequenza, ma anche le altre, perché insomma direi che le prime 5 estrazioni del mese di aprile hanno avuto un'iperfrequenza importantissima nel mondo dei numeretti, e quindi dall'1 al 9 ne abbiamo già visti e vinti una serie. Qui c'è il terno con il 5. Terno col 5 è una roba, trisdambi con 90 è l'altra. Per voi al tasto 3. Thank you.
Insieme, prima di andare in pubblicità abbiamo ancora diversi minuti e quindi adesso vogliamo nella rubrica famosi abiti di scena. Oh, era tantissimo che non ti vedevo. Non si però, devono fare però queste cose. Però non sei scattata. Ma dai. Ragazzi, ma dite qualcosa, pubblico, come, ma perché mi devo spaventare? Sì. È già bastata la scossa. Vabbè dai, siamo ritornati più giovani. Pazzesco. Di 10 anni. Allora, l'abito illusion di Marlene Dietrich in Scandalo Internazionale. Qual era l'abito di scena? Adesso la vediamo. C'è una storia d'amore delle star moderne con l'abito effetto nudo copiato da tutte, da Marilyn Monroe a Cher fino a Rihanna e Beyoncé. È nato nel 48 da colei che è stata una delle prime a indossarlo a Hollywood, Marlene Dietrich, chiamato abito Illusion, per il suo effetto finto nudo. La sua apparizione cinematografica è stata così influente che continua a impattare sulla moda più di 70 anni dopo, è vero. La mente dietro tutto questo è la costumista vincitrice di 8 premi Oscar, Edith Head, la donna con più statuette vinte nella storia del cinema. Tantissime, mamma mia, 8 Oscar come miglior costumista. Ah, però, è quella che si è visto, il vedo non vedo? Adesso lo adesso vedi. Arriva, guarda, ma credo di aver capito prossima. Qual è, aspetta. Eccolo questo, qua. Sì. Credo che sia proprio questo, che è questo effetto nude. Sì, ok. Quindi, beh, in effetti sì, avanguardia pura per i tempi, straordinario, vero? Anche quello di Marilyn, ma il famoso, quello che ha sfondato la Kardashian. Ah, sì, che sì, è quello, sì. Happy birthday, Mr. Sì, President, sì. È quello lì, comunque... Questo effetto nudo, questo però era proprio, se non ricordo male, fatto proprio a rete, quindi un po' di pelle si vedeva, di un'eleganza pazzesca, lei straordinaria, bella, la Marlene, bella. E anche qua, insomma, stiamo veramente cavalcando il top del cinema. Adoro queste foto in bianco e nero, adoro quelle attrici di un tempo, quei film di una volta, adoro, li ho visti tutti col papà, Tutto quel genere, un po' sembra strano, tutto il genere di Jerry Lewis, anche i primi. Vabbè, ho capito, ma noi siamo degli anni 70, stellina dorata, tutti. Che si spaventa con una molletta. Cioè, ma nella nostra infanzia ovviamente quelli c'erano. Mamma mia, sì. Che belli. Sì, sì, insomma, adesso tutti siamo... i film di Far West che adesso, no, fanno no. Vedere a un ragazzo di 20 anni un film del non Far West. Non sono mai piaciuti. Lo so che è un genere che mio tu non mio papà era matto invece di quelli lì, col io papi, li odiavo. Li guardavamo tutti del Far West. A me sparatori, non mi piacevano. Ah, io sognavo di essere una pistolera. No. No, non li ho mai sopportati. No, dai. No, no, invece mio padre era proprio malato di quelli lì e quindi, però avevamo la fortuna di avere più televisioni, quindi ci si separava per la scelta. Però, no, beh, questi insomma passano alla storia, questi altro che dettare moda, sono stati film straordinari. Stavo pensando oggi come tutto è cambiato, però insomma siamo in un mondo dove tutto cambia velocemente. In quegli anni... lanciare una roba del genere tanta roba sì. Secondo me per quelli di oggi le generazioni odierne è poco comprensibile, cioè lo vedranno come un filmetto, una roba chiaro. Anzi forse sei più portato ad osservare quelli che con un occhio abituato alla produzione moderna una valanga di errori, perché a me vengono in mente film anche di importanza pazzesca dove a volte vedi il microfonone, la giraffa si intravede, oppure capisci che le scene, i fondali sono completamente finti, certo. Che è una roba che dicevo, ma cos'è sto qua, il teatrino dell'oratorio, e invece era insomma cinema anche di un certo livello, per cui insomma però io apprezzo tantissimo, perché apprezzo anche qual era il delirio nel realizzare, oggi è facile realizzare qualunque cosa, oggi forse... è più importante perché la realizzazione è facile, fai facile, mettiamolo sempre tra virgolette, però forse oggi è più importante la storia, quindi devi comunque in qualche modo... Un tempo, secondo me, le storie non è che erano poi così... Se non c'era il filone romantico, era appunto un po' il giallo di cui ci occupiamo,
insomma, sì, abbastanza facile, anche perché il pubblico, ricordiamo, cioè, mi viene in mente negli anni 70, quando io ero bambino, nel paesino dove stavo, e non è tanto, sono 50 anni fa, c'erano ancora tante persone analfabete che non sapevano né leggere, certo, né scrivere. Era una cosa, non dico comune, ma ce n'erano ancora alcuni. Oggi è praticamente impossibile, e quindi il mondo è proprio cambiato. E ripeto, parliamo di 50, andiamo a 70-80, capite che cambia proprio. Quindi vai a vedere film degli anni 50-60, era il sogno, e quindi forse anche la narrazione e la storia doveva essere un po' più di facile comprensione, senza troppe... C'era tanto sentimento, ecco, che in quei tempi forse era un po' più valorizzato. Oggi il sentimento non c'è. Oggi è più facile essere arroganti, prepotenti per avere successo anche nelle interpretazioni del cinema, e è un altro mondo. Preferivo quello là io comunque, eh? Sì, sì, sì. Preferivo invece che Avatar, insomma, gli Uomini Blu, io preferivo e preferisco ancora oggi questi film vecchi, mi piacciono. Perché ancora, nonostante appunto i tempi siano cambiati, ognuno di noi si è adattato, riescono a scatenarmi delle emozioni. E quindi quella che è un po' la storia raccontata ancora un po' mi commuove. Di quelli di oggi o mi fanno paura e allora me la porto a casa la paura, se no le varie storie pochi riescono a stupirmi. Va bene, basta, cerchiamo di stupire gli amici di Casalotto tornando in redazione e andiamo a parlare di Lotto Flash, quindi pochi secondi agganciano tutte le linee di un portale importante che contiene i tre terni per te. Storica giocata, abbiamo già avuto esiti interessanti proprio in questo mese e siamo arrivati solo a quella che sarà domani la sesta estrazione. Parleremo del terno con l'88, con l'89 indispensabili, perché abbiamo già avuto ottimi risultati, e il terno simmetrico e dissimmetrici nelle prime 5, terno compreso, ne abbiamo già visti un bel po', quindi massima attenzione da non perdere. Ci vediamo in redazione. Molto bene, e allora cavalchiamo i classici e i super frequenti. Per i classici ovviamente ci si rivolge al gioco del 88 e dell'89, che ricordiamo essere intanto un ambo vertibile detto in puro all'interno della quartina di radicali del Lotto, una quartina straordinaria, perché la 880-88-89 sicuramente non ci ha mai delusi. Certo, possiamo commentare le delusioni dei 9 e dei 90, quello è sicuramente un altro mondo, ma la quartina dei radicali del Lotto è pazzesca, e tra i 4 il gioco dell'88-89 ha sicuramente prodotto il triplo delle vincite del unico 90. Quindi massima attenzione, terno con uno, terno con l'altro. Passiamo alla parte tecnica, gli iperfrequenti per quanto riguarda il mese. Abbiamo già avuto ottimi riscontri e sicuramente ne abbiamo visti una bella sfilza. Si parla dei numeri simmetrici. Sapete essere 45 terzine per quanto riguarda appunto il gioco dei simmetrici, che sono terzine a passo 30, ovvero tra ognuno dei tre numeri che compone la terzina passano 30 unità. Nel mondo dei simmetrici, e beh, i risultati non tardano mai. Questo è la tris di terni, quindi i tre terni per te, che troverete in Lotto Flash all'89 22 77, ovviamente al tasto 3. In giro non si vede più niente, ma non tremate, non temete, perché nel cielo vola una luce potente, ci salva in fretta da questo blackout, frecciando al ritmo di Twist and Shout. A tutti i numeri per fare un bel match, è Lotto Flash. Lotto Flash.
ricchi, ma non facciamo brutti pensieri, del buio sol paura gli sciocchi, perché una luce arriva dall'alto, è lui che scende con un gran salto, già ciuffa molto prima del crash, è l'otto flash. Razza una cometa ad un jet, è l'auto flash, l'auto flash. Scende la notte più buia che c'è, in giro non si vede più niente, mano tremante, perché nel cielo vola una luce potente, ci salva in fretta da questo blackout, sfrecciando al ritmo di Twist and Shout, a tutti i numeri per fare un bel match, è l'auto flash, Allora, la prima parte, quella insomma dei primi 30 minuti, è già terminata. Noi ora ci fermiamo per un po' di pubblicità, ma restate con noi perché torniamo tra pochissimo. Vi dico già che ci sarà di nuovo la rubrica degli abiti di scena, quelli più famosi, e poi con te Marco. Guarda, andiamo a cavalcare un aspetto importantissimo, se ne è già parlato oggi, ma anche ieri sera, perché abbiamo ottenuto il risultato dalla precedente giocata, il grande ritorno della coppia che scoppia. Un'ambata mia, una di Lio, e quindi solo un ambo. Ma ne parliamo tra poco.
Eccoci di nuovo, siamo sempre qui con Marco, con me, con le notizie e tra poco di nuovo con i consigli. Notizie, l'abbiamo nominata, citata lei, che ricordo si è portata a casa come costumista ben 8 premi Oscar, la donna con le più statuette vinte della storia del cinema, e scopriamola un po' di più questa Edith Head, la regina delle costumiste. Appunto la donna con gli Oscar più vinti in assoluto, con più candidature all'Oscar nella storia del cinema, più in generale è la quarta persona ad aver ricevuto più premi Oscar nella storia del cinema. Infatti vinse 8 statuette nel 51 doppio Oscar, sia per i costumi a colori che in bianco e nero, su 35 candidature ottenute. Già negli anni 30 era diventata una delle costumiste più affermate, ma furono gli anni 50 a sancire il suo dominio in questo campo, grazie anche alla pubblicazione dei suoi libri sulla moda e alle partecipazioni allo show televisivo del celebre presentatore Art Linkletter, oltre che ovviamente ai costumi realizzati per le dive in quel periodo. Si ricordano ad esempio gli abiti per Ingrid Bergman in Notorious, l'amante perduta del 46, per Gloria Swanson in Viale del tramonto del 50, Elizabeth Taylor in Un posto al sole nel 51. Tutta robetta, eh? Oh, appunto. Mamma mia. Per quello sono arrivate le statuette. Audrey Hepburn in Vacanze romane del 53, per Grace Kelly in La finestra sul cortile del 54, compreso il celebre abito di Parigi che viene mostrato nelle prime sequenze del film e che è in seguito stato considerato un'icona della moda. Siamo nel 73, la celebre costumista appare nei panni di se stessa in un episodio della serie Colombo, ambientato a Hollywood nel mondo del cinema. Sai che me lo ricordavo? Tu che seguivi Colombo, immagino. Sì, ma non da patito, siccome lei è un'istituzione, oltretutto di certo non è bellissima, infatti, no? E quindi insomma, uno sgorbioncino, ma che ha uno stile pazzesco, quindi è sicuramente un'istituzione sgorbioncino in senso carino, perché poi insomma ha creato cose, eccola lì, pazzesca, questa è un'artista di quelle vere, altro che 8 Oscar, e io la ricordavo, infatti stavo dicendo, non mi viene in mente dove, ma io ricordo che ha interpretato se stessa da qualche parte, ed eccola lì, era in Colombo, anche se sono convinto che lei la si veda anche in un'altra pellicola, io ce l'ho in mente in un'altra veste, quindi vabbè, come tutto può essere, anche perché insomma premiarla con una piccola particina poteva essere carino, ma tu pensa cosa ha disegnato questa? Cioè hai sparato lì 4 nomi che sono il top del cinema, le attrici più assurde del momento. Autore, ma è ancora in vita? No, perché adesso non credo, quanti anni avrà? No, non penso. Non è possibile, cioè se c'è già 100 anni. Però aspetta, passa. Siamo nel 73 e ha fatto un'apparizione a Colombo, ma già avrà avuto avrà 90 Eccola anni lì. Se è ancora viva, non lo so. Vedi, lì è una donna, insomma. Però Colombo qua cos'ha? Siamo anni anni 70. No. Nell'81, oh. Sì, no, un genio. Questa davvero, questa ha segnato, oltre che i libri, questa ha segnato nella moda, ha insegnato veramente tanto. Sì, che a volte, sì, perché quando si parla di adesso muoio, di costumisti, si pensa sempre che siano un po' come degli stracivendoli, no? Perché uno diceva, vabbè, il costume è un abito di scena. Assolutamente. Ce ne sono alcuni che secondo me la fanno lunga rispetto a quelli che poi sono diventati stilisti con il marchio magari prezzolato, ce ne sono alcuni che così, la parola costumista sminuisce un po', no? Sembra un po' una roba da circo, che poi anche gli abiti del circo sono stupendi, quindi no, tanta roba, ce ne sono di nomi importantissimi, che poi per scelta probabilmente, perché avrebbero potuto sfruttare l'occasione e creare, muoio, la loro linea, invece no, c'è un peluco che gira. Ah, non è l'acqua di traverso che hai bevuto prima? Mezz'ora fa. Ah, no. Avrei un problema? No. C'è qualcosa che... Allora, un peluco. Oh, il tempo scorre però intanto, perché manca pochi minuti. Va bene, il tempo giusto di correre in redazione e riaprire. Portare al costo di un caffè, quindi di là 2 secondi di chiacchiere, ed eccolo che ritorna, la coppia che scoppia. Ne abbiamo appena vinto uno, ce n'è pronto un altro. Ci vediamo di là.
Il ritorno della coppia che scoppia vuol dire un ambo secco. E allora attenzione, perché abbiamo 4 minuti, uno ce lo teniamo, così arriviamo a 5 per i saluti finali. Io sparisco, anche perché qui non c'è molto da dire. Ieri sera ne è arrivato un altro, è una giocata che è ritornata in auge dopo il mese di febbraio, quindi abbiamo già avuto poche giocate e ottime vincite, quindi non è di certo quella che tutti i giorni propiniamo. Dove nasce la coppia che scoppia? Sono sempre due ambate, quindi una è mia, una è di Leo, che troviamo in calcoli distinti e che vanno poi ad essere traslati su una, massimo due ruote. Beh, attenti, perché il grande ritorno ci dà, vi dà un'altra possibilità. Vi ricordo che il portale è quello che costa quanto un caffè e vi aspetto con Leo al tasto 3, solo un ambo. Allora, pochi secondi, allora grazie, vi auguriamo buona serata, domani sempre Arianna, pomeriggio e sera per l'estrazione soprattutto del giovedì, quindi in bocca al lupo, grazie, è stato bello.
Eh sì, più o meno. Grazie Sheila, buon mercoledì sera a te, buon mercoledì ovviamente a tutto il pubblico di Casalotto e domani, ricordando, 14.30 diretta del pomeriggio ed è quella che precede, vedremo se ci saranno delle novità, appunto domani sera dove vivremo insieme la sesta di aprile. In bocca al lupo in anticipo, ma tanto ci vediamo domani. Grazie ancora, buona serata. Ciao! A te Marco, ciao! Un bacio!